Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha aperto la riunione dei ministri del commercio del G7 a Villa San Giovanni. Tajani ha sottolineato la necessità che gli affari siano condotti in condizioni di parità per le imprese sui mercati globali. L'obiettivo principale del G7 Trade è quello di rispondere alle tensioni che mettono a rischio il commercio su scala internazionale e la crescita sostenibile e inclusiva. Noi vogliamo assicurare la parità di condizioni per le imprese sui mercati globali. È necessario assicurare un campo di gioco equo e regole condivise per permettere alle nostre imprese di competere alla pari in ogni mercato. Ci impegneremo sulla questione centrale della sostenibilità. Insieme al segretario generale dell'OCSE discuteremo del ruolo chiave che il commercio può svolgere nel contrasto al cambiamento climatico a favore di una crescita equilibrata e sostenibile. Resistere, questa è la priorità anche di fronte a shock come le guerre in Ucraina e Medio Oriente e le tensioni nel Mar Rosso. Un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti è stato smantellato dai finanzieri del gruppo di Gela che, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di 3 persone, nei cui confronti vige la presunzione di innocenza, indagate per l'ipotesi di reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dalle fiamme gialle del gruppo di Gela tra i mesi di novembre 2023 e marzo 2024 e scaturite da un sequestro di cocaina pronta per lo spaccio al minuto, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine all'esistenza di un gruppo di gelesi di giovane età dedito esclusivamente allo smercio di cocaina. Dagli elementi investigativi acquisiti, è emerso che gli indagati vantavano un'organizzazione ben definita e radicata nella città di Gela, tale da garantire l'operatività 24 ore su 24 in tutti i principali quartieri della zona. Le complesse attività investigative condotte hanno permesso di ricostruire le dinamiche criminali del sodalizio, che avevano come base uno strutturato apparato di vendita in grado di fruttare circa 15.000 euro mensili e soddisfare la domanda di numerosi acquirenti, provenienti anche da altre città limitrofe. Il consistente giro d'affari consentiva di provvedere persino al sostentamento economico di uno dei soggetti sottoposto a misura cautelare e del relativo nucleo familiare. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania, intorno alle 16:30, hanno ricevuto una richiesta di intervento da parte del gestore di un esercizio commerciale sito in via Orto dei Limoni, il quale lamentava che due giovani all'interno del proprio locale stavano infastidendo gli altri clienti. L'uomo ha aggiunto anche questi ultimi alle sue rimostranze e all'invito di uscire hanno reagito in maniera violenta. L'equipaggio della radiomobile, pertanto, appena arrivato, è stato avvicinato dal gestore che ha riferito ai militari che quei due giovani si erano appena allontanati a bordo di una Nissan Micra. L'autovettura è stata localizzata poi nella vicina Piazza Roma. Al fine di prevenire eventuali reazioni dei due giovani, che sono stati successivamente identificati per un catanese 30enne e uno straniero 26enne, la centrale operativa ha fatto convergere altre pattuglie, perché quest'ultimo, privo di documento di identità, in quel momento già sottoposto agli arresti domiciliari, si è violentemente scagliato contro i militari. Per contenere la resistenza del malfattore, si è reso necessario l'utilizzo da parte dei carabinieri dello spray urticante al peperoncino, che ha momentaneamente riportato a più miti propositi lo scalmanato, che infine è stato condotto in caserma. Il 26enne è stato quindi arrestato e ricondotto ai domiciliari. L'attenzione dei carabinieri della stazione di Calatabiano verso le 13:30 di perlustrazione lungo via San Marco è stata attirata da un ragazzo seduto all'interno di una Fiat Panda di colore bianco, parcheggiata dall'altro lato della carreggiata, il quale alla vista della pattuglia ha cercato di nascondersi sprofondando sul sedile. I militari, avendo compreso chiaramente che la scena appena vista poteva essere quella tipica di un furto d'auto in auto, hanno effettuato un'inversione di marcia posizionando la loro auto in modo tale da impedire qualsiasi possibilità di manovra al conducente. Nel frangente, il giovane, vistosi accerchiato dai carabinieri, ha tentato di scendere dal mezzo, ma è stato subito bloccato e messo in sicurezza. L'immediata perquisizione personale dell'auto ha permesso ai carabinieri di accorgersi che lo sportello anteriore sinistro era stato forzato e che nel nottolino di accensione c'era ancora il grimaldello usato al posto della chiave.
Inoltre, nella centralina del veicolo è stato inserito un adattatore che permette di bypassarla e così mettere in moto l'auto. Da ulteriori accertamenti effettuati nell'immediatezza è emerso poi che l'utilitaria è stata rubata da poco a una signora che stava godendo una giornata al mare a poche centinaia di metri da lì e che solo da pochi minuti si era accorta del furto. L'auto è stata riconsegnata alla proprietaria e denunciata il 18enne all'autorità giudiziaria per tentato furto aggravato. I carabinieri della stazione di Vizzini, supportati dai colleghi dello squadrone di portato cacciatore di Sicilia, hanno arrestato in flagranza un 31enne nel posto perché responsabili di detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari tenevano d'occhio il 31enne, già una loro vecchia conoscenza che per le sue pregresse vicende giudiziarie era ritenuto bazzicare ambienti malavitosi della cittadina del Calatino. Aver notato inoltre la presenza di alcuni giovani già noti ai militari quali assuntori di droga nei pressi della sua abitazione ha consentito ai carabinieri di approfondire gli accertamenti per fugare ogni dubbio. Nel pomeriggio, dopo aver atteso che il 31enne uscisse da casa, lo hanno fermato ed informato della necessità di effettuare una perquisizione nella sua abitazione, notizia alla quale quest'ultimo con nonchalance non soltanto non si è opposto, ma anzi è aggiunto di non avere assolutamente nulla da nascondere. La meticolosità della ricerca dei carabinieri ha portato alla scoperta nella cucina di frigorifero un vano ricavato nel muro e ricoperto da un pannello dello stesso colore che ne occultava l'esistenza. Al suo interno i carabinieri hanno trovato un fucile calibro 12, poi risultato provento di furto, buffetteria da caccia, 276 cartucce dello stesso calibro, un caricatore contenente 15 cartucce per pistola semiautomatica calibro 9x21, ulteriori 314 cartucce per pistola di vari calibri, 6 dosi di cocaina e 2 bilancini elettronici di precisione. Il rinvenimento da parte dei carabinieri ha portato l'uomo a cercare di innescare uno scoppio all'interno dell'abitazione sfruttando il gas della cucina, intento non realizzatosi per l'intervento dei militari che lo hanno prontamente bloccato. Il 31enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. È iniziato ufficialmente il countdown per la quarta edizione di Litoranea Festival, appuntamento che ogni anno sempre di più mette in connessione persone, territorio, tradizioni ed esperienze, che si svolgerà a Portopalo di Capopassero dal 25 al 28 luglio 2024. Minimo comune denominatore la musica, motore che unisce energie e amplifica la bellezza delle location naturali dell'isola dove il Boutique Festival, patrocinata dai comuni di Portopalo di Pachino, da 4 anni porta giovani da tutta Italia che lasciano il punto più a sud dello stivale un pezzo di cuore e tanta voglia di tornare. Ed è proprio questa una delle mission di Litoranea, fondere socialità e intrattenimento per raccontare il territorio a 360 gradi tramite esperienze culturali, sportive e sociali, immergersi nel tessuto territoriale dove si incontrano i due mari, mettendo in risalto le bellezze naturali e le tradizioni culturali e del luogo, offrire ai partecipanti l'opportunità di scoprire e apprezzare la ricchezza del territorio, promuovere i prodotti locali e valorizzare la ricchezza enogastronomica e agricola di Portopalo di Capopassero, sensibilizzare il pubblico sulle eccellenze locali e incoraggiare la collaborazione tra produttori, ristoratori e appassionati del settore. L'edizione di quest'anno, che abbiamo intitolato Ascesi, rappresenta un giro di boa per il festival, spiega il team organizzativo formato da Marco Loteta, Dario Caccamesi, Mirko Felicioli, Giorgio Cristaldi e Alberto Pappalardo. Dopo primi anni in cui abbiamo sperimentato come comunicare il territorio, abbiamo raggiunto la quadra su come incastrare al meglio il festival con il contesto in cui si inserisce, attraverso un fitto programma di esperienze che coinvolgono i produttori locali e diverse location di questa splendida area.